Una regione paralizzata non dalle avversità meteorologiche che dovrebbero essere situazioni normali da queste parti, ma dalla incapacità di alcuni amministratori e della classe politica regionale. L'emergenza ha evidenziato ancora una volta il totale disinteresse alle esigenze dei cittadini da parte della Protezione Civile regionale, ormai completamente smantellata, con la sala operativa affidata ad una sola persona e con i mezzi rimasti non solo senza revisione e senza assicurazione, ma in alcuni casi con i motori smontati e senza batterie, impossibilità a muoversi ovviamente per le popolazioni del Molise Altissimo, Capragotta ed Agnone in particolare, una situazione di grave emergenza che mette a rischio perfino la vita delle persone bisognose del pronto intervento. Nella notte, un caso proprio ad Agnone, dove un signore a stento e dopo tante sofferenze è riuscito a raggiungere l'ospedale e si è salvato. Nonostante simili paradossali situazioni, la politica regionale discute ancora sulla chiusura o sulla riconversione del Caracciolo. A tal proposito, vi mostriamo un video amatoriale girato ieri proprio ad Agnone, nel pieno della bufera. Ci troviamo sotto al muro dell'ospedale. Questa è la situazione attuale. Eccoci. Oggi è il 5 di marzo e ad Agnone ci sta questa situazione. Fa talmente tanto freddo che la neve si è attaccata ai cartelli. E loro, i lor signori, io devo girare con la maschera. L'unica che si diverte è lei, il mio cane lupo cecoslovacco. Kai le saluta. Saluta il presidente Frattura. Ecco, le macchine non partono. Non ce la fanno a partire. Questa è la situazione in cui ci vogliono far ritrovare senza ospedale. Questo è il corso di Agnone. Questo è il corso di Agnone. Ripeto, è il corso di Agnone. E Frattura dice che va bene un'ambulanza per venire a soccorrere le persone. Questo è. Questo. Pensateci bene. Circolano solo le jeep. Che dire, la politica regionale si assuma le proprie responsabilità, vergognandosi e chiedendo scusa ai molisani.